eccoci qui in questo sprazzo di sole, nuovamente ospiti dell'amico Alessandro Trentin, super tifoso del Pordenone, che è stato e va anche in trasferta col suo bandierone. Poi lo sentiremo. Tra l'altro c'è da anche da raccontare un aneddoto, perché quello lì, fortunato della storica promozione in Serie B, gli è stato anche rubato, ne ha dovuto costruire un altro per l'occasione, per la Serie B. Ecco, allora vedremo se con quello nuovo che costruirà, cosa dirà lui, se possiamo puntare ancora più in alto. Ma ovviamente parleremo di questo Pordenone, proponendovi le immagini dell'amichevole che i Ramari hanno fatto con la primavera di Favretto, per mantenere il ritmo partita, visto che i campionati di Serie A e di Serie B erano fermi per gli impegni della nazionale. Del resto erano fermi anche i campionati regionali dilettanti, no? Ma non per gli impegni della nazionale. No, tutti i campionati chiaramente sono rimasti fermi per le pessime condizioni meteorologiche, e quindi tutto da rifare. Questa giornata verrà recuperata e quindi diciamo che il campionato si è fermato, e tutti i campionati regionali sono fermati. Adesso vedremo quando recupereranno. Non si è fermata invece la Serie D, che non ci ha portato buone notizie, Giuseppe. No, purtroppo per le due nostre provinciali sono arrivate due sconfitte. Il Tamai ha perso nuovamente in casa 2-0, mentre il Chions 3-2, una partita gagliarda, peccato, perché poteva scapparci anche un punticino. Due gol ancora di Filippini e di Franciosi, che non sono serviti per evitare la sconfitta. Guarda che Filippini sta portando una media di un gol a partita da quando è arrivato a Chions, e sta facendo la differenza per quanto riguarda la fase offensiva. C'è un po' da registrare la fase difensiva, speriamoci che Zanutti riesca a operare, a sistemare le cose. Non parleremo ovviamente solo di calcio, Nazareno. No, proprio la fine scorsa settimana c'è stata la cena di chiusura del Pordenone Pedala, che è stata una manifestazione un po' travagliata, no? In questa, sempre per le condizioni atmosferiche. Però poi quando Tomadini ha scelto la data, le cose sono andate benissimo. Ha avuto il coraggio di posticipare questa manifestazione, che non era mai accaduto. Avremo un servizio su questo. Sì, no? Certo, sabato scorso c'è stata la cena di chiusura, come dicevo, e adesso vi riproporremo il servizio appunto dedicato alla Pordenone Pedala 2019. Certamente. Allora cominciamo a parlare di questo Pordenone che ha affrontato appunto in amichevole la primavera nero-verde di Favretto, ha vinto per 5-0, del resto era logico che fosse così. Hanno segnato Strizzolo, Ciurria, Chiaretti, Candellone e De Agostini, che non manca mai di mettere la sua firma, il grande vecchio, come lo chiamiamo noi. Un Pordenone che si sta preparando a una super sfida con il Perugia, che, con il quale condivide il quarto posto in classifica, che io per il Gazzettino ho definito già uno spareggio. Spareggio, sì. Diciamo che hanno un cammino simile in campionato, con 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il Pordenone ha una differenza reti migliore, però pur avendo realizzato di più ha subito in più rispetto al Perugia. Il Pordenone che scenderà in campo con un Burrà in meno, squalificato, e questo secondo me è una deficienza importante per l'11 di Tesser, ma sicuramente Tesser saprà mettere la pedina giusta al posto giusto per affrontare al meglio questo Perugia, che secondo me è da prime 8 posizioni. Ecco, dunque un Pordenone già proiettato con la testa al match con il Perugia, però nel corso di questi ultimi giorni è successa un'altra cosa importante: l'ingresso in società, non come sponsor, che già era sponsor, ma addirittura come socio dell'Omega Group di Quarto d'Altino. Eh sì, finalmente qualche nuovo ingresso in società che portano capitali nuovi, freschi e importanti, e si può, per la gioia del presidente, perché il presidente io credo che stia puntando anche a qualcosa di più della Serie B, lo ha dichiarato anche più volte, per cui forse questa sinergia può essere quel quid in più al salto di qualità che magari lui si è prefissato.
E magari può fare da apripista per altri interventi in società, auspichiamoci dalla destra Tagliamento e non più dalla sinistra o dal Veneto, come è successo e come si stava discutendo negli ultimi giorni. Perfetto, allora io direi a questo punto di sentire proprio quello che dice Lovisa. Sì, infatti adesso Dario guardiamo proprio l'intervista a Mauro Lovisa, che ci preannuncia questo nuovo importante ingresso in società da parte di Omega Group, e di quale saranno poi anche alcune considerazioni proprio per il proseguio di questa società in futuro. Presidente Lovisa, settimana di sosta, però settimana molto importante, innanzitutto l'ingresso in società di Omega. Sì, direi di sì, un po' che ci stavamo, eravamo fidanzati, quindi siamo riusciti a fare questo matrimonio, credo che sia qualcosa di importante, soprattutto come diceva appunto Marcati, il fatto che riusciamo magari a creare un network di aziende insieme, loro hanno bisogno di visibilità, bisogno di crescere nella nostra regione, noi abbiamo dato questa possibilità, oltretutto un'azienda molto solida, un'azienda che lavora bene e soprattutto Franco è una grande persona, credo che ci possa dare una grossa mano e alzare il livello della nostra società. Importanti novità dal campo, di nuovo in gruppo e pienamente in gruppo, Chiaretti e Pobega, insomma. Bello vederli. Sì, stiamo recuperando tutti, anche Barison, e quindi tutti e tre stiamo recuperando, credo che sia qualcosa di importante perché giocheremo 8 partite nel prossimo mese, poco più, e quindi credo che avere a disposizione tutti sia un fatto positivo sia per noi che per il mister, quindi siamo molto fiduciosi perché tra l'altro credo che si stanno impegnando, vogliono rientrare, hanno questa smania di rientrare, questo sicuramente aiuterà. Una battuta in particolare anche su Strizzo, insomma, carichissimo, si è visto anche oggi. Ho visto molto bene anche oggi in questa partita in famiglia, però bene tutti, bene, c'è lo spirito giusto, c'è voglia di far bene e sappiamo che abbiamo una partita molto difficile sabato prossimo, bisogna stare concentrati, attenti, sappiamo che il nostro percorso è ancora lungo, ma io credo che la squadra poi giocando di più assieme possa crescere, possa trovare anche quegli automatismi che servono per migliorare anche un po' la qualità del gioco, perché più si gioca assieme più naturalmente ci si conosce, più credo che poi si possa anche creare qualche giocata in più, si cresce in autostima, credo che queste cose poi col tempo le troveremo. Pordenone Perugia, che effetto le fa? Insomma, è un avversario che insomma di grande storia, ecco, che arriverà alla Dacia Arena. Ormai sono tutte partite di grande storia, state a vedere un po' le squadre di Serie B, quasi tutte hanno fatto Serie A e quindi è normale che sono squadre blasonate, sono squadre che partono per ambizioni importanti, noi siamo lì, vogliamo dar fastidio a tutte queste squadre così blasonate, però come dicevo prima l'importante è che manteniamo questo atteggiamento e noi dobbiamo avere sempre questa voglia, questa fame, questa cosa che noi vogliamo trasmettere un po', come dico sempre, a tutto l'ambiente, naturalmente in primis alla prima squadra. Con la spinta di un pubblico sempre più numeroso. E questa è una mia scommessa. Oggi parlavo con alcuni tifosi che mi sono fermato a far benzina in centro Pordenone, poi i tifosi mi sono avvicinati e mi hanno detto, Presidente, devo fare veramente i complimenti perché all'inizio ero uno di quei tifosi che ero critico andare a Udine e oggi devo dire che vado a Udine volentieri e aveva ragione lei perché andiamo in un grande stadio, in un bel ambiente e ci vado volentieri e porto anche degli amici. Questo deve essere un po' lo spirito e quello che vogliamo fare nei prossimi mesi, no? Quindi se tutti cominciamo a ragionare così, che al di là che se giochi a Udine ma giochi alla tua squadra e poi vai a uno stadio vero, credo che questo porterà sicuramente cose positive, insomma per il momento poi il Dacia Arena sta portando molto bene perché credo che i tifosi ci servono, però bisogna portare ancora più gente perché sto nel stadio grande, riuscire magari a portare ancora gente serve poi alla squadra. Benissimo, abbiamo sentito Lovisa particolarmente soddisfatto di questo ingresso, si sentiva dalle parole ma si vedeva soprattutto dalla faccia soddisfatta del presidente. No? Non è soddisfatto solo Lovisa però. No, è chiaro che no, che non è soddisfatto solo Lovisa e infatti sono soddisfatti anche i rappresentanti dell'Omega e a tale proposito noi ne abbiamo uno ai nostri microfoni, no? Sì, abbiamo il socio principale di questo gruppo, Francesco Marcati, che ascoltiamo le sue dichiarazioni e cosa pensa del Pordenone Calcio. Franco Marcati, Omega entra ufficialmente in società nel Pordenone Calcio.
con quali motivazioni e per quali motivazioni? Allora, siamo entrati in società prima di tutto perché siamo entrati in sintonia con il presidente Mauro Lovisa e con tutto l'ambiente del Pordenone Calcio. E vogliamo creare un network di aziende che possano proporsi sul mercato per dare opportunità al mercato stesso e a tutte le aziende del nostro settore, e speriamo che il Pordenone Calcio ci aiuti a portare avanti questo network che è proprio fronte dei nostri progetti. Omega che già compare sulla maglia, quindi un legame insomma che è nato già in maniera forte e diventa sempre più forte e efficace. Direi di sì, perché con l'entrata in società penso che valorizzi ancora di più questa immagine che stiamo dando attraverso la maglia del Pordenone. Ci sentiamo sempre più dentro a questa società e quindi penso che la sponsorizzazione che abbiamo fatto a partire dalla Supercoppa di Serie C dell'anno scorso ci porti entusiasmo e soprattutto risultati positivi sia per la nostra azienda che per il Pordenone Calcio. Supercoppa vincente, una Serie B iniziata bene, insomma, quindi anche i risultati di questa maglia Omega funzionano. Se il buongiorno si vede dal mattino, penso ci siano delle prospettive interessanti per entrambi, come dicevo prima. Perfetto, adesso che le cose in società si sono sistemate, no, chiaramente, come ho detto, questo è solo un inizio, ma auspicabilmente arriveranno altri esponenti delle forze economiche della destra Tagliamento della regione ad affiancare Lovisa. Però io sabato mi aspetto, più che nuovi ingressi societari, perché lì ci vuole un po' più tempo, sabato mi aspetto un po' di afflusso alla Dacia Arena. Invece. Perché tu dici che verrà raggiunto l'obiettivo di Lovisa, che ha detto che vuole vedere i 5.000 alla Dacia Arena. Ma io già quando contro il Trapani ne ho visti 4.000 era già un'immagine più bella, e penso anche per i ragazzi che scendono in campo, vedere un po' di colore sugli spalti dà una forza per affrontare al meglio la partita. Mi auguro che l'obiettivo di Mauro Lovisa di arrivare a 5.000 spettatori alla Dacia Arena sia raggiungibile già da questo sabato. Ecco, allora auguriamocelo e auguriamoci anche che le condizioni atmosferiche, resto l'orario è opportuno, no? Le condizioni atmosferiche siano propizie, perché si gioca alle 15 e quindi di sabato, e quindi c'è tutta la possibilità di vabbè, magari non sarà possibile portarsi dietro le mogli perché andranno a fare shopping eccetera, ma chissà. Forse non è neanche male. No, sto scherzando ovviamente, perché Lovisa vuole le famiglie intere, sì, alla Dacia. Ma io credo che il suo obiettivo principale, lui per questo combatte, per costruire uno stadio nuovo in città, perché lui secondo me vorrebbe proprio costruire un luogo di ritrovo proprio per le famiglie. Lui ha già un punto a suo favore perché ha tanti ragazzini nel settore giovanile, quindi ha delle famiglie genitori, zii, nonni, per cui costruire uno stadio nero-verde ha formato famiglia è già un buon punto di partenza. Ecco, spieghiamoci che non sia in zona esondabile visto il noncello di questi ultimi tempi. Allora Alessandro, poi tu sei stato a Chiavari e come sempre hai portato fortuna al Pordenone. Ricordo anche la trasferta dell'anno scorso a Trieste, no? Esatto, sì, è stata una grande vittoria. Poteva essere anche a Chiavari, però insomma è andata bene comunque, dai. Beh, un pareggio, che fa classifica. Assolutamente sì. Ecco, un Pordenone al quarto posto insieme al Perugia che arriverà alla Dacia Arena proprio sabato. Te lo saresti aspettato? E come ti prepari a questa partita, super partita, questo spareggio l'ho chiamato io? Beh, diciamo che sicuramente io sono ottimista, me lo sarei aspettato il Pordenone già bello tosto anche quest'anno. E con Perugia speriamo di portarci a casa anche lì una bella vittoria, insomma. Certamente, senti, Lovisa tra le varie cose ha pronosticato, adesso ha alzato l'asticella delle ambizioni, ha pronosticato un Pordenone dal secondo all'ottavo posto. Secondo posto significherebbe promozione diretta, arrivare entro i primi otto significa playoff. Ma io ho fiducia in Lovisa, insomma, ci ha portato dai bassi livelli fino alla Serie B, per cui diciamo che la Serie A non è sicuramente... È un obiettivo che può diventare realtà, insomma, tranquillamente. Quindi per la Serie A tu già preparerai un altro bandierone ancora più grande di quello che porti in giro adesso in trasferta. Serie A il prossimo anno, senza nessun problema. Col bandierone. Col bandierone. Serie A, cioè, lo dico da inizio anno, cioè, sono convinto. Perfetto. Facciamo il doppio salto come aveva fatto la SPAL, che se non erro aveva anche lei o ancora lo sponsor Omega.
Ah, ecco, questa è una coincidenza, è un bel collegamento. Cosa può portare l'Omega al Pordenone, secondo te? È la Serie A. Già, è vero, io intendevo a livello societario, economico, ma ovviamente basta così, la Serie A va benissimo. Ho detto tutto. Grazie mille ancora, grazie per la tua ospitalità. Grazie. Grazie a voi. Va bene, direi che col calcio ne abbiamo trattato abbastanza, passiamo adesso alle due ruote, anche se sono due ruote un po' particolari, non sì. agonistiche. Sì, no? Certo, adesso riproporremo il servizio sulla Pordenone Pedala, in quanto proprio sabato scorso c'è stata la festa di chiusura della manifestazione cicloturistica. Andiamo a vedere e a rivedere in questi giorni così di pioggia, rivedere una bella giornata di sole in bicicletta fa bene a tutti. Grande festa per la Pordenone Pedala numero 47, un'edizione un po' sofferta per il posticipo di una settimana a causa del maltempo, ma alla fine la scelta coraggiosa del presidente Luigi Tomadini è stata premiata con una splendida giornata di sole. Inoltre è stata raggiunta quota 5.000 in quanto le iscrizioni dell'ultimo minuto hanno annullato le preoccupazioni degli organizzatori. Lo spostamento di una settimana di conseguenza non ha avuto ripercussione nella riuscita della manifestazione. Luigi Tomadini, presidente dell'associazione Pordenone Pedala, siamo quasi all'epilogo della manifestazione, tutto è andato bene e a questo punto possiamo dire che hai fatto bene a rinviare la manifestazione per il maltempo. Sì. Allora, le motivazioni erano proprio quelle che oggi abbiamo visto, c'era invece bisogno di avere il tempo bello, permettere ai bambini e alle famiglie di venire per avere la gioia della Pordenone Pedala. Sicuramente ho fatto bene, il problema è avere il coraggio di farlo ed avere poi la collaborazione che ho avuto in primis del sindaco di Pordenone e dopo di due cose fondamentali, due istituzioni. Prefettura mi deve dare la chiusura strade, Ariete cucina la pasta. Se non avessi avuto loro due d'accordo non l'avrei potuto fare. Quindi un grazie grosso a loro. Un grazie alla Polizia Municipale e ai tanti volontari che hanno accettato di spostarsi una settimana e rigarantire per un percorso sicuro. Ecco, anche la location della tappa intermedia è stata singolare e bellissima. Direi che io da presidente non ho mai visto un'accoglienza del genere, ma sinceramente neanche da partecipante prima, cioè Rauscedo ci ha accolto veramente in una maniera eccezionale, cioè un paese, non solo con le persone fuori che ci aspettavano, ma i fiocchi gialli, i palloncini gialli, perché il giallo era il colore di quest'anno della manifestazione, i tricolori. Allora, un grande sindaco ha fatto una bellissima lettera di motivazione al suo popolo, posso dire, e questi hanno capito effettivamente cos'era Pordenone Pedala, ci hanno accolto in una maniera veramente emozionante. In tanti sono arrivati al parco poi Colonia, che pochi conoscevano, ma avete visto, bellissimo. Io scelgo veramente, se posso, di fare un chilometro in più, però di andare in mezzo alla natura, all'ombra, a gustarsi la pausa, perché è un momento ristoratore. Quindi ecco, arrivare al parco mi sentivo dire: che bello, guarda Rauscedo come ci ha accolto. Credo che abbiamo fatto un gol enorme, il sindaco in primo, il sindaco Leon, e io come presidente, perché ho accettato di fare un piccolo allungamento di percorso, ma di poter far visionare bene Rauscedo. Anche i partecipanti, ho visto, hanno risposto alla grande, nonostante i disagi, le concomitanze. Sì, tanta gente e tanta allegria. Io non so quanti siamo effettivamente, però mi metto sempre all'arrivo, alla sosta intermedia, e quando mi rendo conto che non finiscono più di arrivare vuol dire che siamo in tanti veramente. Poi stamattina, colpo d'occhio della piazza, era veramente bello, eravamo in tanti, quindi siamo molto soddisfatti. Ribadisco sempre un concetto: per noi avere tanta gente è importante, ma la cosa più importante è portarli tutti qua al parco sani, che la manifestazione vada bene, e questo è una cosa fondamentale, perché noi lavoriamo per quello. Ecco, chiaramente adesso la Pordenone Pedala numero 47 viene messa in archivio, però già state pensando a quella del 2020. Sicuramente sì, 2020 andiamo a Pasiano, posso dirlo
con serenità, ho già contattato il sindaco. Pasiano è un modo per dire grazie all'amministrazione che ha dedicato una via al nostro caro Demetrio Moras. Non è una cosa scontata. Abbiamo fatto quel giorno una cerimonia bella, ricca di sentimento, di tanta partecipazione di gente, e io ho detto al sindaco grazie, quest'anno veramente, mi ha detto quando vieni da noi? Nel 2020 ci saremo. Sarà una tappa meravigliosa anche quella, vedrete, sarà di grossa soddisfazione. Roberto, Giuseppe e Nazareno se ne sono andati, siamo rimasti solo noi appassionati di pallacanestro, no? Per chiudere appunto la puntata con questa ampia, diciamo così, disamina che farai tu su quello che è successo nel fine settimana e soprattutto quello che potrebbe succedere nel prossimo fine settimana. Intanto diciamo che l'ultimo fine settimana ci ha regalato delle soddisfazioni importanti, perché ha vinto sia la Winner in Serie C, hanno vinto le nostre capoliste in C Silver. No, e poi anche l'Aviano in Serie D. Allora cominciamo dalla Winner. Winner Plus Pordenone, che ha vinto domenica battendo la Secis Jesolo 70-61. Partita importante, cioè due punti importanti incamerati in virtù anche del momento particolare che stava attraversando la società cittadina, che a questo punto sembra aver messo alle spalle il periodo più critico, che arrivava da un paio di sconfitte. Arrivava da tre sconfitte pesanti, che subendo oltre i 90 punti e soprattutto con quella situazione che si era creata in società tra allenatore e un giocatore, che adesso appunto Buscaino ha lasciato la squadra, e sembra che Lunghin abbia finalmente ripreso in mano le redini di tutto. Domenica ho visto i giocatori cercarsi, e questo è molto importante, 14 gli assi distribuiti, quindi vuol dire che i giocatori si cercano a vicenda, hanno difeso bene tutti, alcuni hanno difeso veramente alla morte, e quindi è stato un bel gesto ed è stato molto apprezzato anche dal pubblico, che pur non numerosissimo comunque ha incitato i giocatori per una vittoria importantissima. Vittoria che tra l'altro porta la squadra pordenonese al secondo posto in classifica, insieme al Guerriero Padova, che ha vinto a sua volta, dietro a Murano, che è la capolista, che si è confermata tale battendo tra le muramiche l'Avano Montegrotto Terme. Dove andremo per continuare l'ascesa? Un'altra squadra veneta e un'altra squadra veneziana, tra l'altro. Dopo Mirano, dopo Jesolo, arriva Caule. Trasferta quindi domenica a Caule alle ore 18, quindi domenica 24, in casa del gruppo SME. Winner Plus Pordenone, che cercherà di chiudere questo suo trittico appunto con le veneziane con un'altra vittoria, prima di osservare il turno di riposo previsto, visto che sono 15 le squadre ed è il suo turno quindi di riposare. Vediamo le altre partite. La Carigasi Corni di Rosazzo, che non sta attraversando un buon periodo, ha perso anche l'ultimo turno, ospiterà nel derby tutto friulano la Blue Energy Codroipo, che invece ha vinto nell'ultimo turno, mentre il Basca Abano Montegrotto, che ha perso a Murano, se la vedrà con lo Sporting Club Oderto. A Bassano l'Orange One ospiterà il Guerriero Padova in un derby molto sentito tra due formazioni che sono distaccate di 4 punti in classifica. Guerriero Padova ne ha 12, mentre Bassano ne ha 8, mentre la Moto Marine Trieste se la vedrà con la WITU di Verona. Montebelluna contro la capolista Gemini Murano, chiuderà poi la Secis Jesola con la Vetorix Mirano. Vetorix Mirano, che è andata a vincere l'ultimo turno un po' a sorpresa, e quindi sarà una partita particolarmente equilibrata. Riposa in questo turno The Team Riese Pio X. Continua la corsa in Serie C delle due pordenonesi. Sì, esattamente, continuano a braccetto, un percorso veramente entusiasmante. Humus Acire, vera sorpresa di questo inizio di campionato, sicuramente dopo 8 giornate, giocherà in casa e a Sacire ospiterà l'Alimentaria Romance. Dall'alto della su 12 punti contro i 4 dei goriziani, sicuramente gode dei favori del pronostico. Partita
importantissimo. Forse il match clou della giornata, quello che si giocherà con Rinos. L'Intermec, che primi in classifica abbiamo detto, ospiterà la lanciatissima Dinamo Gorizia. Dinamo Gorizia che da quando ha recuperato Patrick Nanut, e poi si parla anche di un possibile recupero di Ciro Braidot, fermo ormai da un anno per il noto infortunio che l'ha tolto l'anno scorso dalle competizioni, potrebbe veramente diventare la mina vagante per quanto riguarda anche la promozione, perché è una squadra che attualmente occupa la seconda posizione in classifica con 10 punti. Vispilimbergo invece che sta attraversando un brutto periodo, 3 sconfitte consecutive, l'ultima sul campo per 3 punti, 79 a 82, con può portare veramente, cercherà di risollevarsi alla favorita giocando in casa davanti al suo pubblico contro la Servolana a Trieste. Alla Tisana, la Lancia Vida, se la vedrà con la DGM Udine, mentre a San Dorligo della Valle il Breg, sconfitto proprio dalla Dinamo nell'ultimo turno, ospiterà il Blanc Vero Latte Friulano o UBC Udine, che attualmente occupa il secondo posto in classifica. A San Daniele, la formazione che ha perso con l'Humus nell'ultimo turno, se la vedrà con la Credit Friuli Cervignano. Credit Friuli Cervignano che con i suoi 10 punti e il suo secondo posto in classifica è sicuramente la squadra rivelazione insieme all'Humus Acide di questo campionato. La Credit Friuli Cervignano, ricordiamolo, è una neopromossa. Parliamo ora di Serie D regionale, settima d'andata, e ricordiamo che c'è in programma un derby, quello di Rorai Grande, che dopo la sconfitta nell'ultimo turno con Fagagna, con la Collinare, cercherà di rialzarsi, di conquistare 2 punti di una classifica asfittica che vede la formazione di Paolo Freschi reduce da 5 sconfitte consecutive. Ma il compito non sarà semplice, perché ci sarà di fronte l'Azzano Basket di Raul De Stefano, uno degli allenatori più navigati di questi campionati, e sicuramente è giocatore, è ex giocatore, quindi sarà veramente una partita difficile per Rorai Grande, che dovrà sicuramente impegnarsi di più in difesa, perché non si può sempre concedere troppo agli avversari e poi sperare solo nell'attacco. Il basket è fatto di 2 cose, ad attacco e anche la difesa. Però diceva Dan Peterson, no? Esatto, defense. Esatto. A Gonars invece, la Libertas Gonars la vedrà con la Casarsa, che è una delle formazioni più giovani di questo campionato, e Matteo Celotto ha perso qualche partita proprio sul finale, proprio in virtù della giovane età del suo team. Gonars comunque è un avversario abbordabile, ha vinto solo una partita fino a questo punto, anche se Casarsa ne ha vinto solo una in più, cioè a 4 punti in classifica. Aviano Basket, che invece è imbattuta dopo 6 turni, ospiterà la sorpresa Pallacanestro Portoguaro. Pallacanestro Portoguaro, questa sarà una bellissima partita, perché l'Aviano ha 12 punti, Portoguaro ne ha 8. Ricordiamo che la squadra di Portoguaro nell'ultimo turno ha firmato la corazzata Libertas Cossignaco, che non aveva mai perso fino appunto alla sesta giornata, togliendole quindi anche il primato in classifica che condivideva proprio con l'Aviano. A Fagagna, la Collinare, dopo il raid a Rorai Grande, cercherà appunto di conquistare altri 2 punti con Cossignaco, che però ha il dente avvelenato e sicuramente cercherà di tornare a far punti. A Grado, la Pallacanestro Grado se la vedrà con la Libertas Pasian di Prato, formazione che attualmente occupa un posto in playoff, quindi cercherà di conquistare altri 2 punti a Grado, mentre a Cormons l'Alba se la vedrà con il Fanalino di Coda e da Servi Tarcento, unica squadra di Serie D attualmente senza vittoria. Certamente, passiamo alle note dolenti della Serie B femminile. Cosa sta succedendo in casa Pordenone? Ma in casa Pordenone c'è una formazione giovanissima, una formazione formata da atleti del 2003-2004, non hanno mai giocato in campionati senior, in un campionato senior, e diciamo che è un esperimento che si sta portando avanti, tenendo presente che è la Reier che vuole appunto, ha deciso di fare un campionato con queste giocatrici così. Subiamo la volontà della Reier.
In un certo senso sì, d'altronde la collaborazione è stata fatta con questa, con la società veneziana, che ha già la squadra in Serie A e tra l'altro in alta classifica, e quindi cerca di far maturare, cerca queste, una scommessa diciamo, di riuscire a far maturare, perché a detta anche del club pordenonese che abbiamo sentito, le giocatrici ormai a 18 anni devono essere pronte per giocare appunto in Serie A, e a tal scopo appunto si cerca di far maturare. Le mandano in rodaggio, però questo è un campionato, il campionato di Serie B, bisogna capirlo, che in cui giocano tante giocatrici che hanno militato addirittura in Serie A, vedi Treviso, vedi a Bolzano, vedi a Rovigo. Quindi ci sono anche tante straniere, tra l'altro di alto livello, croate, bosniache, lettoni, lituane, c'è cioè di tutto in giro, ci sono sudamericane, ma tutta gente anche con esperienza. Le nostre ragazze praticamente potrebbero essere le loro figlie in certi scontri, quindi, perché ci sono giocatrici ultra trentenni. Quindi diciamo che... È difficile, il sistema Rosa Pordenone cerca di vincere, di cercare di vincere quelle partite che potrà per salvarsi. Con chi giocheremo la prossima? È una trasferta difficile, quella che si va a giocare a Muggia con la Pallacanestro Interclub. Muggia ha vinto 3 partite finora, mentre Pordenone ovviamente ha 0 punti. Va bene. Casarsa invece, dall'alto dei suoi 8 punti, se la vedrà col Futurosa Trieste a quota 10, e Futurosa Trieste nell'ultimo turno ha battuto proprio le pordenonesi. Grazie Roberto, come sempre. Allora salutiamo noi questa volta e diamo l'appuntamento ai nostri amici che ci seguono con simpatia e costanza alla prossima puntata di Pordenone Sport. Ciao.